Grazie a voi. Siamo iniziati subito. Vi voluto confermare la persona che siete qui al, tavolo con noi. Insomma, abbiamo una rappresentanza un po' varia. Ci sono imprenditori, ci sono artisti, ci sono persone che si occupano della gestione dei rapporti delle relazioni umane. Cerchiamo di capire come attraverso il fattore umano possa emergere il fattore che determina poi la nascita. La caratteristica dell'essere che lo è nel nostro tempo, un po' diverso dal senso classico che noi intendiamo comunemente, ma io voglio alla fine portare sempre di confrontare con la legalità economica, con il business, con l'altro, che deve essere una sfida di fronte. E io inizierei da subito dando la parola agli ospiti, perché non abbiamo tempo, e partire con una chiara Montanari che è la seconda non imprenditrice del panel, che insomma è un ingegnere, un curriculum incredibile, innovation management in business, management estremi, ha diverse applicazioni attivo, ha scritto un libro che è molto bello, in sostanza è veramente un consiglio per me che piace, ma da giovane Antartide. Stavamo guardando prima, a proposito di fattore umano, come in quelle condizioni possano emergere anche un po' gli aspetti più picci, un po' più nascosti dell'essere umano, di ognuno di noi. E quindi, l'idea di raccontare la tua esperienza, quello che hai fatto, chiedere a questo di mandare quello che hai visto. Io mi sono occupata di diverse edizioni antartide, in particolare quella cui l'esperienza che sono più affezionata è l'esperienza della base Concorde, sono stati diversi volte in campo spedizione alla base Concorde, con la base Italia francese si trova in cima alla calotta polare a 1200 km dalla costa, 4000 metri di altitudine e temperature che vanno da meno 50 in estate e meno 80 gradi in inverno. Quindi si tratta di un luogo estremo. Di solito quando si tratta di spedizioni in Antartide si pensa ancora alle spedizioni di una volta, oggi abbiamo molti comfort e tecnologie. Quello che è difficile è riuscire a realizzare tutti gli obiettivi in pochissimo tempo, con un team di 70 persone multiculturali e multidisciplinare. Qui abbiamo un ragazzo con quello che è richiesto agli imprenditori, soprattutto nel caso delle start-up. È necessario riuscire a organizzare il team in modo tale da ottenere obiettivi a breve termine in un ambiente che cambia continuamente, come in tanti che siamo imprevisti continuamente, quindi il fattore umano è effettivamente la chiave per la gestione di spedizioni. Io ho un background iniziale di ingegnere che mi guarda a una mentalità abbastanza programmatica, ho voluto sviluppare una mentalità piuttosto strategica per riuscire a gestire questo aspetto. Una, dobbiamo contare anche secondo me, forse poi esiste un po', una caratteristica che magari ti ha colpito di più emerge da quelle condizioni di queste, magari da parte di voi, cioè una parte del carattere. Assolutamente, l'esposizione durante un mese, ma nel giro di una settimana toccate le classiche maschere sociali calde, perché stai isolato e non c'è niente, sollecitato, viene proprio sparato in questa bomba di attività frenetica, stai lontano di tutto e sollecitato continuamente dall'ambiente che ti sfida, imprevisti, cose che si rompono e devono essere integrate con altri oggetti che veramente la base è molto complessa, i progetti scientifici sono sperimentali, per cui anche questo aggiungerei un po' di complessità. E quindi la caratteristica è di ancora quello che abbiamo tessuto umano e a quel punto per quanto noi siamo selezionati, abbiamo fatto dei training, eccetera, quello che abbiamo più fuori degli scontanti è l'integrazione di vari punti di vista fondamentalmente, perché poi ognuno ha il suo carattere, ovviamente sono tutte personalità particolari e quindi un po' come appunto nelle start-up ci sono molteplici personalità, molteplici skills, ma nello stesso tempo anche persone che fanno emergere il loro grado, perché altrimenti
Noi qui abbiamo 1, 2, 3, 4 incontri, uno è l'adagio, provo a pronunciare il nome nuovo, Corone dei Mari, diciamo che è questo, a really good sales guy, but at a certain point he was like a 700, so he had to
onboard other sales guys in our company. So what you see is that, yeah, at that point it's really hard because all your good people are training new people, so it's really hard to maintain your number. So it's all about people, and now we're with 100 people, so it's all about people and aligning and setting up and culture. To give you some ideas, some of the things that we do since the beginning and are still there. Like every Friday, we come together with the whole company, the offices, they call in through Google Hangouts. And what we do is we discuss the numbers, few people can give the presentation, we discuss some challenges, we discuss the new hires who will join our company in the upcoming week. And then we always end with the GAFA, because we always call it our GAFA Friday. But this is something very important, because what you do is you align 100 people, you know what the challenges are, what how it is with the targets, and you really know the goals we are trying to reach. So that's one of the things that we do. Another thing that we do is that, for example, in all those offices we have liaison officers. For example, someone who is working for more than 1 year or more than 18 months at Tinder, you can go to another office for like 1 or 6 months, you can stay there, and he's there to really help out the people. Because after all, we give them onboarding at the office, but so it's really important to have experienced people as well. And then maybe the third example is that onboarding is really, really important. We've learned that, so what we do is if we sell a new country, we hire people and we use LinkedIn for that. We bring people together for 3, sometimes 6 months, we onboard them. We learn them everything about products, processes, how it works. We try to create initial traction in the country. And then if you see good proof points, we expand and we go to the country. So that's what's happening, for example, right now for Italy. So we've found some great colleagues in April and May of this year. They are now like 5, 6 months in the company. We have almost 100 clients in Italy, so we see good proof points. So the next step is that we will open the office here. And it's also why we're here to learn more about the culture here to meet some of our clients. So it's all about people, it's all about culture. You really have to define some things that work for your company, align people, and make sure that everyone knows the goals. Because at the end, I can steer the company, but it's not me who is contact with my clients on a day-to-day basis or whatever. So really, really important. Do you have an office here in Italy? Not yet, but we will open one by the end of the year, and we need a term for Milano. Milano, yes. Voglio solo ricordare che se qualcuno di voi ha bisogno della traduzione basta andare su goio.it, ascolta la diretta, avete l'italiano o l'inglese a seconda della vostra lingua. Adesso avete capito tutti, potevo fare un riassunto. Grazie.
ne parlavo tra parole chiave, perché si può conoscere un po' il tema, e una era la rivalità con online, una era la rivalità con le persone, quindi offline, una era la rivalità dentro l'ufficio. Allora mi sono domandato come è nata una foto, ho fatto la foto di mio professore che dorme alla mia maturità. Quindi questo qui sono le mie esami di maturità, adesso i piedi che faccio l'esposizione della tesi mi sono dormita. Quindi sto alzando così per rinunciare il mio prof che si addormenta all'esame. Da lì cosa succede? Che tutti i giorni che si siete giornalisti di notizie virale e giornalisti di padre. Quindi come siccome nasce da un'idea che denuncia la distruzione sfruttando i media tradizionali. E ho portato un video che raccoglie in 30 secondi un po' di articoli di giornale su Scuola Zocco come punto di riferimento per la distruzione dei media. Più che altro è il suo più adatto agli studenti italiani. Abbiamo passato
che nascono, e questa è la sfida, la libertà, le tasse di sinistra che cresciamo, perché la vera sfida è 70 persone, 10 milioni, 40% ogni anno, ma rimanere vicino a una millennia, come con un bell'ambiente, con gente che c'entra da sola. Allora, concludo con tutti i 30 secondi di video, che questo è un po' il nostro quartiere generale, se mi sono dominato, ve l'ho portato. Questo elemento umano fortissimo e soprattutto, come dicevo prima,
fino alle scala, che per le scala perché abbiamo iniziato, anche grazie a un investimento che abbiamo ricevuto lo scorso anno, un nuovo percorso, cioè ci sono risposte, ci sono tantissime potenzialità di prendibilità in Italia, magari dei due, dei piccoli di due persone, creativo e sviluppatore, che hanno delle belle idee nel campo di viaggiare, ma non riescono ad arrivare sul mercato. Ecco, grazie a te che abbiamo trovato questi quasi 4 anni di attività, ci siamo risposto di poter aggiungere del valore. E quindi abbiamo stato un percorso che viene a farci. Anche qui il fattore è fondamentale, cioè portare la nostra esperienza, le nostre risorse, i nostri professionisti a lavorare insieme a lì, su delle idee che nascono magari davvero a scuola, piuttosto che all'università, piuttosto che nel classico garage, e cercare di portarli sul mercato. Quindi tutta quella platea di sviluppatori che non riesce proprio a farci alla generale volta, però a aggiungere il valore per portare questi prodotti sul mercato. Anche quel questo modello che funziona. Passo sull'asse Salerno Pescara, in realtà c'è l'asse Adriatico, ma per rimanere sull'Adriatico già lì c'hai adesso il microfono. Sei stato, e lo possiamo dire, forse il caso più incredibile del 2015, a gennaio 2015, tu che anche in redazione, questo faccio giornalista, tu potete dire di Italia, e dice, ho fatto bene, ho avuto un investimento di quanti 5 milioni di questo 5 milioni e mezzo da parte di società americana. Ora, succede che un ragazzo adesso che va in scuola, si inventa un piccolo prototipo, decide che le paleoliche devono essere come le lavatrici, si mette un progetto, arrivano gli americani, ci investono i soldi, e spero che ci siano delle notizie più lette di quel periodo, sicuramente mi ricordo perché c'erano gli elementi si impazzivano ancora oggi, immagino che ricordo che gli elementi si impazzivano in quel periodo, questo era bene. Ci racconti com'è andata e raccontaci anche, se possibile, il come è successo per questo investimento degli americani, come siete entrati in contatto e come stai crescendo adesso, quasi 3 anni. Sì, io ho iniziato tra i banchi di scuola, se non mi ricordato tu. Sei del 94? 94. No. Abbiamo creato la prima dominionica da 5 kW, non essendo il mentore, diciamo, non è che abbiamo ho scoperto la carta, tipo stavo visto, abbiamo scoperto un po' il valore tecnologico dei laboratori di avanti e abbiamo iniziato a proprio la mia in collaborazione con un'azienda cresciana che aveva un'azienda di mano a disposizione, quindi per me diciamo è gratuito. Sicuramente da dove è nata questa intuizione, l'intuizione è nata in un'aereo, una mia storia abbastanza conosciuta, ho incontrato questo imprenditore cresciano e successivamente è nata una collaborazione. Non essendo figlio d'arte, mi parlo con gli esami, sicuramente ho fatto entrare in un'altra lente della mia società che all'epoca si chiamava GP, proprio perché abbiamo dopo per dare una persona che è un lavoro internazionale. Successivamente sono risolto che le opinioni del 100 kg in Italia rappresentavano dei problemi comunque anche strutturali, ma non solo, ma tutti anche alla negativa che per noi era il vento con una benzina per un attimo. Quindi da lì parte l'impresa vera e propria di Gianluigi, che è stato quello di mettersi in contatto con tantissimi consulenti, prendere tantissime materie di termine, la vostra, quindi tantissimi errori. Che sono arrivato in un gruppo di persone straniere estere che hanno deciso di acquistare questo progetto.
queste turbinoli che stanno presentando sul mercato e ovviamente c'è un turbine, girano. Sogno di questo ragazzo di 23 anni di creare una turbina eolica domestica alla portata di tutti. E adesso ci siamo riusciti veramente, sono riusciti a creare una turbina eolica domestica da 500 watt che serve per il risparmio energetico, prodotta interamente in Salerno a Lecce. E quindi abbiamo creato questo, inizialmente era il turbina, è la nuova società che è stata presentata il 30 gennaio 2015. Spieghiamo, cioè arrivano degli esteri americani, questo è il quadro che l'hanno aiuto GP22, comunque viene un po' applicato, diciamo, dopo aver fatto determinate mosse strategiche, ovviamente GP22 poi è uscita dal mercato nazionale. Nasce Aeroportive, che è una società milanese, persona della sinistra di maggioranza e da altri imprenditori che avevano curato attenzione alcuni affari che stanno cercando di leggere i dati. Da aprile del 2016 Aeroportive è una società unipersonale, totalmente, ho rilevato tutte le quote, ho preso la società in questi giorni non utilizzante, proprio perché ho cambiato tutti i quadri dirigenziali, dal direttore commerciale, dal direttore generale, dalla parte commerciale, e ho azzerato tutto, poi eliminato un po' la parte un po' anziana della società, proprio perché gli anziani sono quelli che fanno più casino, quindi più adotti diventano solo i giovani, perché noi ci troviamo in una condizione oggi, proprio parlando di territorio italiano, che stiamo vivendo nei disastri che hanno combinato gli anziani. Quindi perché continuare a tenere gli anziani in Italia, nella mia azienda, quindi ho eliminato gli anziani in questi giovani. Si chiama rottamazione. A tutti quando ho fatto la chiusura estiva, state sereni, non vi tocca nessuno, poi è arrivato un giorno che sono stati sereni. Parli scherzi, diciamo, oggi portare avanti una serie di dati veramente difficile, le insidie sono sempre più da qualche angolo e le persone molto più grandi di te pensano di avere di fronte un ragazzo di 22 anni. Ma non tutti i ragazzi di 22 anni sono cresciuti, quindi non bisogna fare tutto in realtà. Una fascia di terra, insomma, è scolazzo, ci sono quelli che veramente sono una scelta giusta, continua a rimanere giusto, massimo, ecco, per il termine italiano. Io per parte di scuola non ero il più genio, insomma, tutti, anzi, non era una mia passione, ma purtroppo l'esperienza di vita, l'esperienza quando i genitori hanno cari posto di lavoro e i figli servono a questo, perché molte volte i figli si devono mettere le mani dei genitori e dare una mano anche ai genitori. Io non sono stato fortunato con tanti altri coetanei, così ancora oggi si possono studiare nell'università. Io non avevo possibilità, poi successivamente non avevo più bisogno di studiare tra i banchi dell'università. E quindi la mia azienda sta andando avanti e il 30 gennaio, dopo due anni, presenteremo la rivoluzione del turbino eolico in campo mondiale. La presenteremo, devo ancora decidere se presentarla a Dubai o a Parigi. E presenteremo una turbina eolica che veramente sarà la più velocità. Non vi spiego perché ci servono troppe amicizie, avrei tipo da 20 domande da fare, purtroppo non abbiamo più il tempo per poterlo fare. Però non ti pensate, non sono sconvolgimento di cacchetti, molti. Ma tu lo sai che io sono fatto così, io ogni tanto devo fare una salsiccia a posto. Piccolo break, in realtà adesso vorrei che noi abbiamo
ultimo ospite del panel, come si chiama, Sergio, so che hai qualcosa da farci vedere, che hai un computer che ti sta aspettando, quindi lascio completamente a te anche il posto perché the key for the heroes that I meet is experimentation. And the best part about experimentation is that it begins with play and performance. So I trained as a commercial diver in order to be able to play and perform underwater, to be able to create artistic works that push and explore the limits of human performance in the aquatic realm. In order to do that, I also had to look at the smaller picture. I needed to understand the tiniest parts of the human scale in order to understand what I could broaden and how I could expand further. So I looked at my performance under the microscope and then made it bigger. I literally immersed myself as a human specimen in my own research. I took a tiny idea and made it large to amplify the vision, to amplify the question, and to amplify the ethics and the questions that you need to ask in order to push those limits. I also looked at the type of technologies that I could build to amplify the various of those forms even further. For me, performing underwater or performing in space, the first thing that we need to think about is maintaining that airway, being able to breathe. So I created respiratory systems, new technologies that amplified the breath in new ways external to the body so that we can see and question and understand that process in a really personal way. This became really useful when I started working with NASA on building a larger scale vision of these advanced life support systems for a lunar habitat project. So again, experimenting and expanding upon those ideas from the tiniest human scale to the microscopic scale, building it out further and further and further. And doing that through play and performance, doing that by immersing yourself in that vision, in that future. So in essence, I'm talking about performance as a mode of research, as a way of connecting the various technologies and industries that I'm working with, as a way of being able to develop systems and understanding human performance in relation to others, and to the environment, and to the technology itself, so that we can build for a future that we have not yet imagined, we can build for the extremes. So the performative side allows me to critique these living systems, to be able to contain my body and my breath in front of an audience, to confront the audience with challenging questions, and to push my body to the limits, and then again to scale up, to look at the human dimensions of what it means. In the Lifeboat project, we toured around the Baltic states, we created a biotech lab inside a lifeboat. And people came in through the lifeboat, we took their DNA samples, we psychologically profiled them. We, in the lifeboat state, we gave them a visa and a passport, and we produced musical output that was related specifically to their DNA. In a way, we were not only critiquing the body, but all of the systems in our society that map and measure our body, from our healthcare systems, our political systems, and even our immigration systems. I also look at the notion of world building, which is a term we use in cinema. So when we're creating films, we are creating a world. We're creating a construction. We know enough of its fact so that we can test the ideas, we can experiment, but enough of it is fiction. So we have the space for imagination, the space for asking questions. So I've been able to create films, the future films set on Mars,
looking at how we as a human race are effectively what I call explorer fish. The idea that we're going to, we have adapted or emerged as a species from the water. What is it that drives us to leave our planet? What is it that drives the fish to jump out of the water and to land? There are many parallels. I also look at experimenting and creating new systems and tools, particularly for space adaptation. So I've gone to Silicon Valley and I've worked with exponential technologies and looked at how that work will be applied to, particularly to challenges in space, for maintaining the body in space. And one of the cool projects that I've been able to work on was developing research robots, an underwater robot, that can mimic human performance. So these brightly colored robots look like sea anemones, so that they have traction in the water. Your movement with one makes every other small robot move exactly the same. So that a school of fish, when the big fish moves, the school of fish move with you. And they glow and light, beautiful colors. So I've worked with dancers and dance troops to understand movement so that I can experiment and perform with my robots. And I've looked at parallel spaces. I've worked with the exertion of that to map the body not only underwater, but at higher altitude, to understand how we move, how our body changes as we go up, just as it changes when we go down underwater. So in 2015, I attempted to climb Mount Everest and create artwork at various altitudes, mapping and sending that back. Of course, I was caught in an appalled earthquake, so I'm very happy to survive. But the idea of what was essential and important in communication and life support became ever more present in that situation. I think I would design things a bit differently next time. But it gives me a lot of skills and resources for the bigger picture. And that is that I want to work in space. So I work on the project in preparation for another environment, the space environment. And I've also been able to experiment by creating systems to translate the experience for a land-based audience. So these kinds of technologies enable me to share something of that crazy experience of being immersed in water and really focus on life support. I also work here with Project Moon as a simulation astronaut for the European Mars and Human Robotic Cooperation missions, some others. So I work underwater testing the instruments, working with robots as we collect. We use tools to collect samples underwater, just like we prepare for the moon. We have these beautiful simulation environments where I get to play and dance and perform and experiment and play with a little robot that swims around with you. All in preparation for something bigger. So this is beyond our imagination, but it's also very real, also very technical. If I didn't play and perform, there would be no progress. There would be no advancement, no innovation, no design, iteration, no way of refining our vision for the future and our technologies. I'm currently working on three other projects. One is Project Poseidon, the opportunity of living 100 days on the water with numerous scientists and astronauts and people studying human factors over long duration. It sounds like a short time. You know, astronauts are in space for 6 months at a time. But this will be the longest undersea mission in history. I also create short films or work on films to try and understand the psyche. What it might mean to explore new territories as an astronaut, as an explorer. And I work on the technical side of things. I have to learn how to deal at high altitude, limited oxygen in confined spaces, high G's and flipping upside down. And Project Possum is a suborbital mission that I'm training for. So I'm the first artist astronaut candidate that they've ever had. So in addition to carrying out experiments in 2018 in suborbital space flight, I'm also looking at
opportunities for understanding human performance and creating an outlook, creating an opportunity to meet with an audience, to share something of that human experience in flight. So you ask me what the H factor is, and for me, at the end of the day, it's experimenting. Being brave, taking risks, testing ideas, and putting yourself in those ideas to see if they work. Thank you. Ci puoi raccontare un po' come hai vissuto quei momenti e soprattutto c'è una cosa che mi impressiona da Germania che sta fatto, ma c'è tutto si trovata a dover gestire un gruppo di 66 persone, tra virgolette, 60 uomini e 6 donne. E un decimo della rappresentanza, diciamo, oppure questi. Ci puoi raccontare che cosa? Sì, team con esperti di altissimo livello in competenze di
io non ho assolutamente, quindi devo fare in modo che loro imitino le loro parti migliori e si integrino, comunichino con gli altri, perché come dicevi giustamente prima, il programmatore ha un certo tipo di mentalità, il sempre un altro tipo di mentalità e così via, insomma, quindi la vera sfida è riuscire a sviluppare questo ambiente. Io dico sempre che lavoro sull'atmosfera generale, in modo tale che, come qualche progetto, no? Alla fine l'atmosfera è il ritmo della situazione che ti porta a sviluppare il progetto e a fare andare le cose. Come dicevo, lavoro trasferendo questo tipo di esperienza verso le aziende perché mi sono resa conto che è assolutamente interessante. But that means that from the beginning you were forced to
change our organization to more do that situation. So that means from the beginning we had like three languages in the application, we had people applying from those three regions and stuff like that. It makes it easier to go to the neighbors, going to France and Germany and Netherlands, for example. So actually this good graphic to start because we have some difficulties to reach out, which help. But what I see is that we are really, really doing our best to change things and to make things make things more easier for companies. To give you an idea, we have now like a new production for startups. So for example, I think the first 5 employees, you don't have to pay tax for them. They're like for free in your company, which is really, really good. And if you you can go to private people and ask them to support you with maximum 250,000 euros, but if you then broke, the government will pay it back to them in the, at the end of the year in your taxes as a person. So there are a lot of initiatives which really help for our community, for our startups and scalers to really expand. What you see is that 2-3 years ago everyone was focusing on startups, now it's moving because what you see is that a lot of startups are growing and going into the stage of scalers. So, things that are going into that direction, which is really good. And one of the initiatives that I really like actually is the European one. We now have the European Startup Network. I don't know if you know it, but Startup Italia is one of the members of it. Yeah, yeah. So I really like it because what we see is that I think right now 70 countries are now in the European Startup Network. And what we will try to do is go as one organization, for example, to big startup events like Web Summit or Slush. Stuff like that. So that will really help because I really believe that we must stop competing against each other as small regions and really drive to centralize things. And yeah, because we are in Europe, I think we should do it on European level. Yes, thanks. And I'd like to share some experiences from us from Europe entrepreneurs. And if you like, want to talk about your experiences in that matter. Yeah. Quindi insomma, cosa? No, la persona ha detto il diciamo anche un floretto, mi piace sempre il floretto in Italia, ma è differenziato il floretto online dal floretto fisico. In alloggio in Italia è quello obbligatorio, il floretto è un ufficio. Ma secondo il nostro, con questi mesi, non posso avere segregare il mio floretto, il mio ufficio, nella commercialista per il suo ufficio privato, nella legge di Vienna. E lì sono notati anche avanti in Veneto, la zona nata, la legge abbiamo anche con la sua scala messo il progredo. Cioè, questo è il 2016 in Italia, no? Quindi anche non c'è da quello che è meglio. E poi mi piace anche dire che chi in Italia riesce a studiare la vita programma, poi i problemi commerciali sono, cioè, capitato di cose, quindi probabilmente la vita programma mi piace solo dire aiuta a quanto sei veramente motivato con l'impresa, se superi il fisco, lo stato, il mercato. No, la cosa interessante che diceva Roland era che alla fine è stato un movimento politico, una decisione politica quella di migliorare la situazione delle start-up, cioè, e sottolineando l'importanza dell'European Network, Startup Network, che sta nato un paio di anni fa e sta cercando di modellare una legislazione unica che comprende tutti i paesi. Quindi le tue difficoltà, cioè sottolinei il fatto che in un Belgio è nato, che in Italia c'è da fare. Siamo messi, noi siamo messi in maniera molto, molto diversa. Per difficoltà, da questo punto di vista, sono le stesse. Però ci hanno messo per attivare la partita lì, una cosa che cioè, non riesco nemmeno a spiegare qual è il lavoro futuro che prendi, perché devo avere la partita lì, come si sta come si immagina, forse più. Nel frattempo, già ho partecipato a Mind of Ridge, già in una finale, tra l'altro, ci sono gli scontri durante il percorso di essere presentato, questo proprio perché partivamo da una realtà un po' lontana dalla, diciamo, dal centro, come parlava di Milano, per me abbiamo comunque una situazione legata a Milano, quindi già comunque alla fine abbiamo una relazione commerciale, quindi una relazione di rapporto, ma quindi, ci siamo resi conto per strada di queste difficoltà. E le difficoltà bisogna essere eroi, bisogna però avere una qualità che secondo me
gli piace. La resilienza, la capacità di resistere e continuare ad adattarsi. Quello che forse è uno dei nostri grandi oggi, cioè noi abbiamo avuto la capacità poi di competere sul mercato internazionale, parlo di noi, parlo anche di realtà, forse anche grazie alla resilienza. Cioè noi ci dobbiamo trattare una realtà che hanno investitori e investimenti che sono assolutamente su diversi ordini di scala più grandi, che riescono a strutturare le campagne di user acquisition, però appunto di strategie di marketing, strategie commerciali, e noi non possiamo sognarci proprio per dei limiti fisici del nostro sistema. E lì c'è una volontà politica, cioè dobbiamo andare a capire cosa funziona con il resto del mondo e che qualcosa, devo dire la verità, quindi quattro anni ho fatto impresa in questo modo l'autista, considerando poi come dire, il mio progresso, la esperienza, ci sono gli altri libri, di altre realtà dove effettivamente non trovo a affrontare altri problemi che pian piano invece stanno montando. Quando, cioè, pensando un po' che sono in comunità di ora, quando noi discutiamo l'Europa, l'Europa, stare dentro, stare fuori, noi non siamo stati mai imparati da quello che succede, spesso all'estero, e ovviamente con tutte le relazioni ci sono delle cose che si danno, delle cose che si ricevono. In questo caso non è possibile pensare a una scena digitale in Italia senza rendersi conto che siamo collegati ad una nazione, un continente da 250 milioni di persone. E che parte della nostra esperienza come prima una startup, come azienda, che è portato avanti. Cioè abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a questo slash, al TechCrunch, al Pioneer, per non parlare di quelle che sono più legate al mondo dei videogiochi. E ci siamo confrontati con altre realtà, condividono con noi, facendo gli stessi valori, le stesse missioni, problematiche. Questo ci dobbiamo dimenticare. Penso che sia quello un po' noi contando su costruire effettivamente il network europeo dell'economia se non di città. Cioè ci ritrovi un po' nel quadro che hanno lasciato con i colleghi. Prima o poi queste persone
andranno da un'altra parte del mondo, quindi non ce la dobbiamo considerare da soli, perché no? Noi eravamo lì, cerchiamo di fare qualcosa per noi stessi, perché altrimenti moriremo di fame. Io questo territorio che mi sta ammazzando, adesso dicendo che di te sono impaurito nel mondo. Guardate, abbiamo finito l'angolo duro del pianto, perché giustamente per questa parte delle vostre idee, andiamo a qui, c'è una cosa di Sara, che ha picchiato un po' per te. Ho sentito nelle sue presentazioni, c'è una delle presentazioni in cui dici di credere molto nel futuro. Is it true? So thank you very much for coming here. Grazie a tutti per essere venuti. Ci vediamo.